A causa della chiusura totale o parziale della didattica in presenza nelle scuole e la conseguente interruzione dell'attività di trasporto degli alunni, i lavoratori adibiti agli scuolabus sono rimasti a casa senza lavoro, senza stipendio e quel che è peggio, senza ammortizzatore sociale. Nella sola provincia di Teramo sono oltre 200 gli addetti del trasporto scolastico senza stipendio a causa delle conseguenze della pandemia. Per questo motivo la FILT CGIL Abruzzo Molise chiede un intervento risolutivo e immediato alla Regione Abruzzo. Con la legge di bilancio del 30 dicembre del 2020, in pratica è stata data la possibilità alle aziende in crisi di poter accedere alla cassa integrazione. Purtroppo nella medesima legge sono stati introdotti dei vincoli che penalizzano fortemente i lavoratori che sono stati assunti dopo il 4 di gennaio del 2021. E in particolar modo in questa penalizzazione rientrano tutti i lavoratori del trasporto scolastico, i cosiddetti pulmini gialli, quindi autisti e assistenti, che in virtù del proprio lavoro, che in pratica è un lavoro a tempo determinato e quindi hanno iniziato il nuovo rapporto di lavoro con le imprese dal 7 di gennaio, con l'inizio dell'anno scolastico. Sono fortemente penalizzati perché in pratica adesso che la Regione Abruzzo ha chiuso tutte le scuole dell'obbligo, sono fermi a casa, sono senza stipendio, sono senza lavoro e senza la cassa integrazione. Noi ci auguriamo che la Regione prenda dei seri provvedimenti perché soprattutto in provincia di Teramo sono più di 200 i lavoratori, ma anche in altre province della nostra regione ci sono tanti lavoratori che sono hanno il medesimo problema e quindi auspichiamo che la Regione Abruzzo intervenga e che predisponga e dia la possibilità alle aziende di poter accedere alla cassa integrazione in deroga regionale.